può sbagliare. Alistar col Blessing. Cura così tanto adesso per rendere worth il Blessing? Lo scopriremo. Ah, siamo contro Duros. Contro Duros partiamo di Cal comunque, perché i soldi sono importanti. Tu vivi da solo? No, con mia nonna, che in questo momento è fuori. Quanti anni c'hai? 19. Ah, vuol partire dal blu, sto pagliaccio? Ma perché? Che senso ha? Lo saprà lui. Chi è che si è riconnesso? Talon? Ah, good. Rip Ignite. No, ce l'ha Shaco. In tutto il team ce l'ha... Cioè, in tutto il game ce l'ha Shaco. Ok, allora, questo qua vuol partire dal blu. Non so esattamente il motivo, perché... il red è molto più facile da fare, essendo che... come ben sapete, il blu ha la Magic Resist in negativo per aiutare gli AP e il red ha l'armor in negativo per aiutare gli AD. Lui, evidentemente, non so. Gromp e Golem escono, quindi si esconde... No, questo lo so, eh. Sto dicendo... il punto è che era meglio partita red. Ho la femmina identica alla tua. La mia è di New York. Guarda che vuole farmi tankare sto maiale. Se vuoi il pull, tanki te, altrimenti ti attaccherà, cazzo. A parte che adesso pullare è scomodissimo, cazzo. Devi fare chilometri ogni volta. Cos'è? In chilometri! Niente. Ho perso un minion per aver pullato. Questo è quello che mi merito. La prossima volta pullo meno. Vabbè, contro Darius, ragazzi, sarà una lane noiosa, faticosa, sapete già, non c'è bisogno che vi dica nulla. Ci farà il 2 in faccia con quel minion e noi stiamo qua dietro, a guardarlo. Non possiamo fare altro. Quei minion lì li guardiamo da lontano. Ma state tranquilli che, dobbiamo soltanto aspettare il momento giusto. E dopo sarà la fine per lui. Quel minion lo perdiamo, non ci interessa. Questo mi piacerebbe molto prenderlo, grazie. Vabbè. Cose strane che capitano. Ah, niente, quel Darius lì ha già perso vita. E non so perché abbia fatto quella cosa che ha fatto, non ci interessa. A me è meglio per noi. Ci ha dato un attimo di respiro. Cioè, l'avevano lo stesso l'attimo di respiro, però respirando di più così. Fa sempre bene respirare, no? Sto carretto non ci impedirà di prenderlo in nessun modo. Noi lo prendiamo. Vabbè. Critico! Ah, proprio quando mi serviva il crit. Guarda, io voglio andarmene, grazie. Guarda, come vuole punzecchiare, il compito di Darius è punzecchiare, perché è l'unica cosa che i Darius sanno fare. Punzecchiano. Ma purtroppo ho il grab, quindi mi verrà addosso. Noi aspetteremo. Tanto, per qualche oscuro motivo, ha meno farm di me. Quindi va benissimo. Parlerò così adesso, ditemi se vi piace di più. No, sto scherzando. Quello ci infastidisce un po', perché lì non diciamo niente, manco in mezzo ai nostri minion. Però se li adduggiamo così, Ok. Tiragli qualcosa, vai! Ottimo! Niente, si è fatto baitare, non morirci! Madonna. Che culo. Era la fine, se ci moriva me lo fidava... Buonanotte proprio. Ah no, il flash l'ha usato Kha'Zix. Va bene, va benissimo.
Adesso noi andremo back e ci compreremo, non lo so, però ce lo compreremo. Vuoi aspettare lo Zial, ma non conviene, quindi ci faremo il guanto del critico. E sì, first item static, ragazzi, proprio lei. E anche le... no, niente scarpe. Altra attack speed. Comunque Trump ha vinto le elezioni solo perché la moglie è una gragnocca. può darsi, chi lo sa. Fai la fuori di Guinso come primo item, con Darius ti dà più sustain. Mi dà sustain la Guinso. I don't know. Magari sono ignorante io, non me lo ricordavo così. Ah, la Control Ward, come ti sei permesso? Zed sta già 2-0. Beh. Non è un problema. Se vinci ci esci le tette in live. No, io le esco a 50 euro, ragazzi. C'è scritto anche sotto. E lo sapete benissimo, e non serve che ve lo dica. Mi sta fightando! Mi stai fightando! Cos'è quella Control Ward per distrarmi, tipo? Metodi alternativi. Ma lui c'è al 6. Perché ha 50 minion farmati in più, perché giustamente la wave è un po' così. Quella è la Control Ward, ragazzi, è per distrarre. Ci ha provato, non ha funzionato, perché noi siamo più intelligenti, siamo più furbi. E quindi questi trucchetti con noi non hanno effetto. Il suo Arras a noi non dà fastidio, perché noi siamo un vero Trinda e non ci abbassiamo ai suoi livelli. Dico bene, ragazzi? In questo preciso momento non gli dico tanto, però la differenza qual è? Che io ho il TP, lui no. Quindi se anche io lo pocco, cioè comunque se tradiamo, lui che ne so, finisce il mana per esempio, a me va benissimo. Perché io ho il TP e lui no. Questo mi mette in una posizione di discreto vantaggio. Quel Kha'Zix vuole gankare. A me fa paura, sinceramente, sta cosa. Ecco. È guardato direttamente. Arrivederci. Si fa pure finta di recallare, bravo. Togliamo questa. Ah, noi continuiamo, lui non ha tantissimo mana, mo cerca di farci la Q, ok, il grab l'ha fatto, la Q l'ha fatta e il suo mana è finito. Quindi mo ci guarda da lontano se vuole. Noi lo arrassiamo un po' perché a noi il mana non serve. Noi abbiamo sustain di vita e il mana non lo usiamo. Lui non ha né l'uno né l'altro. Questa è un gran vantaggio per me. Lui ormai sarà costretto a recall. Se il recall non è un problema perché ho il TP, lui invece non ce l'ha. E si sta rendendo conto che sarà una fatica per lui. A noi non ci interessa, noi gliela pushiamo. Così potremo andare back. Senza nemmeno usare il TP. Adesso gli faccio capire che è uno sfigato, gli tiro due colpetti. Ecco, basta. Possiamo andare back. Quello lì cosa fa? Non si sa. Ma... ah, lì stare al 5. Cosa succede? Ho visto uno sciacco cattivo. Non si sa. Allora, è static. Ok, dai, si è messi abbastanza bene. Uso il teleport di umiliazione. Lui ancora non dovrebbe averlo. Pure se ce l'ha... non ce ne frega proprio un cazzo a noi. Ok, se ne vada, grazie. Lì c'è Shaco, ma a noi non ci interessa. Tanto quel Darius lì è come se non ci fosse in questo momento. È riuscito a lisciarmi. Molto bravo. Ragazzi, col Trinda è così. Con lì, vi dico una cosa. Adesso Shaco è là dietro. Perché si aspetta che io lo dive, no? E io sapete cosa faccio? Proxo la lane. Ok.
Ignite di Shaco è andato. Non so quanto sia stata worth tutto ciò. Per noi non interessa. Ok, mi hanno appena visto, quindi me ne devo andare. Posso vederli anch'io. Facciamogli la stessa cosa che ci hanno fatto loro. Ah, eccolo ragazzo. Non gli dico niente. Ah, il sustain della Guinso è perché scala in AP, è questo il sustain. Ah, hai ragione, cioè perché farsi la Botrek per la Lestia quando tu puoi avere la Guinso che ti dà AP e quindi la Q ti cura di più. Guarda, ci sono degli oggetti migliori, te lo assicuro. Io mi faccio l'Hydra di solito, perché così split pusho meglio. Il trend a split push si fa con l'Hydra, cazzato nero proprio. In culo di passiva di Darius. Darius che se lo becca in culo per quello che faccio io in realtà. Ti farò vedere come lo prendo in culo da Darius adesso. Adesso Darius sta bello lì tranquillo. Sa che non mi deve cagare il cazzo. Invece me lo caga. Oh ma che pa... Eti, mi sta sul cazzo il suo di slow. Il suo slow è fastidioso. Lui sa che non ho la ulti. E io so che lui ha la ulti, quindi stiamo belli tranquilli per adesso. Purtroppo lui c'ha la ulti, non possiamo andare troppo aggressivi. Mo ce l'ho anch'io, quindi possiamo tornare ad andare aggressivi. Brutta idea, Kha'Zix, vattene. Cioè non può venire a gankare nel momento in cui lui sta guardando, cioè. SA è miss. Ok. Quello che ha detto lui. La mia control ward lì è tattica, perché boh, qui punto lì non ci va mai nessuno, non chiedetemi perché. Trind è broken, c'è niente da fa. Attenzione, è partito l'inseguimento. Vado qua dentro. Shh. Ma... si era incastrato il tasto R, non chiedetemi perché. È rimasto tipo inchiodato. No, comunque non ho idea del perché non è andato. Giuro su Dio che l'ho premuta la R. Vabbè. Non importa, se le sfide non fossero difficili non sarebbero neanche divertenti o no. Le pozze non mi servono. Ragazzi, colpa della Guinso, vedete, se avessi avuto la Guinso in questo momento, cioè non sarebbe successo. Nub no. Non è istantanea. NP. Ogni tanto bisogna dargli vantaggio ai nemici, ragazzi. Se no, scusa, che divertimento c'è. Parliamoci seriamente. Ogni tanto la sfida è bella anche... È per quello che ogni tanto gioco con Wolf. Perché così c'è più sfida. Uè, ma tu sei il Darius di prima, per caso? Ciao. Vedete, uno prova a dargli vantaggio, no? Però sembra non workare la cosa. Uno e due proprio. Capisco. Vabbè. Oh, gli tiri un attacco base e scappa. Ma cos'è? Che assassin tarocco sei? Sono qua. Quindi? Boh, evidentemente ragazzi è molto carico sto Zed. Tanto c'è anche Shaco, che cos'è? Vuoi che non lo sappia? Che credi, oh? Che stava facendo quel Darius? Sprecava il vantaggio che gli avevo gentilmente concesso, non avete visto? Cioè era palese che...
è quello che stava facendo. Vabbè. Troppo, ragazzi, quando non c'è sfida, che ci volete fa? Vediamo se c'è qualcuno, non penso proprio. Ma in realtà non so perché gli faccio così poco danno, considerando che non ha oggetti armor, ma a noi non ci interessa. Perché ha ultato? Ma vedete, voi dite che il tasto R non work, ho premuto la Q, mi è partita la ulti. E poi voi credete che io invece abbia miscliccato prima che non l'abbia premuto davvero. Fa schifo il mio tasto, fidatevi. Cioè, cosa credete che lo faccia apposta a tirare le skill a caso e poi dire, ma è in partita, cioè. Non è che mi diverto a fare queste cose. Sì, no, hai ragione, Robby Killer. L'ho fatto apposta, volevo ultare in quel momento, cioè. Lui non lo sa che io non ho la ulti, però non penso gliene freghi qualcosa. Ma nemmeno a me frega qualcosa, sinceramente. Uno dice, no, ti do un po' di vantaggio, magari così riesci a killarmi. Non lo voglio, a me non serve vantaggio. Vabbè, niente. Alla fine dei conti. Darci prova, ma. Che ci volete fa? Non è in grado. Io lo capisco. Alla fine, purtroppo. Siamo in, come si dice, normal draft. O nell'altra, non mi ricordo in quale delle due. Ciao. Ah, qualcuno ci muore, ok? Tu. Ho scelto Shaco! Nuova Tractor su Shaco, che ne pensi? Non lo so, adesso devo valutare. Volevo giocarlo top full tank, però me l'ha rubato. Comunque, ragazzi, cosa ho fatto? Pardon. Intanto qua mi servono gli Swiftness, comunque. Non so perché ho preso questo. Quelli Attack Speed non. Cioè, mi servono gli Swiftness perché Darius slowa troppo. Comunque, stavo dicendo. Questa non mi servirà più, sinceramente. Che alla fine questa è normal draft, o quell'altra, non mi ricordo quale dei due ho cliccato. E quindi, cioè, ti becchi un po' lì a caso. Secondo me, Darius è lo basso comunque. Darius e Shaco. Oppure Shaco è semplicemente uno che sta facendo la vecchia build su Shaco giungla, rendendosi conto che fa schifo. Triste come cosa. Addio, pappagalli. È worth sto campo, ti dà un sacco di soldi. Vediamo un po' dove sono gli altri, dai. Oppala! Dove siete? Niente, non c'è nessuno qua. Ok. Il Trinda fa abbastanza danno, devo dire. Cioè, i suoi danni onestissimi. Qua a qualche parte dovrebbe esserci qualcuno, no? Cos'è che hai fatto? Va bene, arrivederci. C'è ancora Jin? No, se n'è andato, ha fatto bene. Che Sivir sappia giocare contro un plat? Non so che elo è, potrebbe essere alto o basso. Ma infatti per quello ho detto che probabilmente è elo basso e quindi è normale. Cioè un Darius così non è platino, ma spero per lui che non lo sia. Comunque ragazzi, con Trinda vincete tutte le ranked, non sto scherzando. Perfino in plat funziona sto champ. Vai in top. Fai sta build qua, bene o male. Gli doggiate un po' tutto a sto vecchio de merda. A posto.
Continuate a pushare, tanto le sue Q non vi sfiorano minimamente. Basta, questo è quanto. Vediamo un po' di fare il casino. No, troppi nemici. Vediamo i pappagalli, che danno un sacco di soldi e muoiono subito. C'è anche il Red? Eccolo qua. Il ragazzo, eccolo qua. Guarda, lì pushano tutti, no? Cioè, stanno fightando, scusate, io pusho. Via. Sta arrivando Shaco a coverare, dico bene. Fammi adesso visto giusto. Mamma arriva, eh. Eccolo qua. Ok. Good. Gold 5, Shaco Silver. Capito. Basta, me ne vado. Niente. Devo ghostare? Vabbè, ghostiamo. Che vedo di... Inizialmente non volevo usarlo, ma sembra che non ci siano alternative. A parte che quello Shaco lì lo one shot volendo. No, meglio non rischiare. Ah, c'è un ciccio bello lì che mi segue. Vabbè. Scusa, posso ucciderti? Grazie. Vabbè. Come sta andando la scuola? Alla fine il quinto non è niente di che. Semplicemente a contrario degli altri anni ti devi impegnare un minimo perché sai che quello che fai verrà preso in esame. Quindi almeno quest'anno un minimo di impegno per stare nella media, tutto ok, diciamo così. In realtà non è difficile, ovviamente. Non è che il quinto sia difficile, che il quinto è un po' più impegnativo. E ti mette nella condizione mentale che devi studiare, perché comunque la gente ti esamina, ti valuta. Ripperoni. Ecco. Ah, 30 gold, grazie, è troppo gentili, per un auto attack. Maestria 4 su Rospa Salvini, certo, eccola qua. Cosa? Ah, io non ho la ulti, oltretutto. Sono molto bravo anch'io. Vabbè, poco male. Non mi è servita. Ora dovrei lifestillare, invece, mi farebbe molto comodo. Sono le piantine. Eccola lì la piantina. Per prendere la piantina e poi anche il granchio. Ecco. Niente, oh, mi lascia lifestillare in po'. Oh, bella sta questa pianta, ragazzi, è bellissima. Giuro. Tanta roba. Oh. Darius è peggio di me, sono Silver 4. Magari contro la gente del suo elo avrebbe tranquillamente vinto, che ne sai? Contro i Gold 5 questo Darius potrebbe aver vinto. Ovvio che non può paragonarlo a me. Sto giocando un champ con il quale puoi vincere qualsiasi cosa. Vedi, alla fine salto dalla top è in killing spree adesso, quindi magari faccia fatica un po' contro di me, nonostante tipo mi sia suicidato più di una volta, però... Vai, tirami la W, bravo! Vabbè, non è facile da beccare quello skill shot. Quindi non gli si può di niente a sto gin. Comunque questi affari qua danno veramente tanti soldi, porca puttana. Si moltiplicano come le formiche, però danno tanti soldi. Cioè, qua. Non mi sta venendo da dietro quel Darius. No, ok. Sarà meglio per lui. Minchia, ridi! Mentre se avessi a Guinso sarebbe stato un tasto, Oh, 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 ah! Non ci ha pensato due volte a cambiare direzione quello. Ma mi metto davanti io. Ah, cazzo, non l'avevo visto.
Uno. Vabbè. Va bene così, dai. Ah, ci sono i minion, eccoli qua. Dai, stiliamo. Sembra che Darius non sia d'accordo. No, scazzato. Io lei stillo invece, così impari, Darius. Le. Cioè, guardate che legnate che tiro. Guardate. Ah! Ah! L'attiva dell'idra. Vabbè. Vabbè. Ma col cazzo che lo uccido la copia. Via. Oh, è quello? Se ci arrivo abbastanza vicino uso il ghost. Però secondo me scappa in tempo. Guardate dov'è. Maialozzo, eccolo lì. Ma mo torna indietro. Ah no, mi ingaggia. Visto quella cura, la Q usata in modo giusto, e Zed non fa più nulla. Questo ragazzi è diventato automaticamente uno stream in cui vi insegno come carriera di game con Trinda. Cioè, incredibile. Ciao Fieri, che è il mio primo live tuo che seguo. Bravo ragazzo. Via, scappiamo! Scappiamo, guys! Via, 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 via! Permesso! Oppala! Non è facile prendere un trattore come Trinda. Molto bravo. Peccato che i tuoi alleati non ti stiano più seguendo. Cioè, vedete cosa potete fare con il Trinda? No, perché? Uffa. Devo andarci io a tankare la torre. Non l'ho capito. Scappo! No, ti prego! Niente, ho fatto manco in tempo ad ultare. Ma è esploso. Stavolta vi assicuro che l'R non l'ho nemmeno premuta. Splitti, se qualcuno ti rompe il cazzo lo sciogli. Esatto, più o meno è così che funziona il Trinda. Sarebbe meglio senza la Ravenous, però boh, mi piace a me splittare con la Ravenous, quindi. Quindi perché no? La Mercuria potrebbe servirmi, farebbe comodo in realtà. Proviamola, non l'ho mai buildata, secondo me la userò anche male, ma sti grandissimi cazzi. Minchia, quanta lifesteal che ho. Vediamo se riuscirò ad usarla bene, secondo me no. Però è incredibile come, a parte me, l'unico che stia facendo qualcosa è Kha'Zix. Perché alla fine gli altri stanno solo fiddando, ora che ci penso. Non sta 1, 4, 5, 9, 0, 6. Cioè alla fine siamo io e Kha'Zix. E siamo anche sotto di kill, ho notato adesso. Che a me sembrava di andare, cioè che stesse andando bene il game. In realtà sta andando bene soltanto a pochi, diciamo così. A due persone. Senza Alistar non gli diciamo molto. Lasciatemi andare in top. Sono il fucking top laner, ho il TP. Guardate quanto bel farm che c'è. Vedrò di non perderlo. Niente ragazzi, speed push, perché tanto in fight sembra che i miei alleati non siano proprio d'aiuto. E quindi speed pushiamo. Tanto è Trinda, quindi è il suo lavoro. Loro fightano, io split push. Questa è la vita del Trind. Vedete poi con quale cattiveria lo fa? Se arriva solo Zed non mi dice molto da solo. Che livello è? Al 15. Minchia, sono al 18 io, ragazzi. Boh. Ci ha provato, diciamo così.
Basta, basta, non si sa mai. Magari arriva qualcun altro e quindi bordello. Usiamo questo, così non lo usano gli altri. Eh no. Flash? Flash? Non flashi? E allora ti faccio così. Ah, pure. Basta, io vado di qua. Perché non ho più l'attack move? Dove cazzo è finito l'attack move? Ok, ce l'ho su X, non so per quale motivo. Però ho l'attack move su X, dovrò rimetterlo a posto. Eccomi! E là! C'è nessuno in casa? Vabbè, non sarà mai da solo, quindi andiamocene subito. Beh, che c'ho la QSS, quindi gli stun se li infilano nel culo. Ma gli altri non fanno niente mentre sono in top lane, quella è la cosa strana. Vabbè, però. Jhin lo scioglievi. Dove? Guarda, guarda la top lane, guarda la top lane. Guarda, non fa niente! Niente! Pushate! È incredibile comunque. Vabbè, dai. È normal, quindi ci sta. Non so se la Yomo ancora worth, sinceramente, su Trind. Non credo. Mi farò altra immortalità. Ci faremo questa. Ok, cos'è sta build? Cos'è? Com'è che si chiamava? Ultimate Bravery questo, che fa buildare le cose a caso, secondo me è lui. Ah, oh, buono questo. Piacerebbe un sacco se ce lo facessimo. Cosa ne dite? Ragazzi, magari dopo porto modifica alla build. Adesso vediamo. Lo Zezzerot magari al posto della Mercurial. Potrebbe essere l'unica soluzione valida. Beh, se lo fa da solo, io vado a dar fastidio a tutti. Ah, cazzo, devo usare la scimitar lì. Very good! Oh, vedete che è andato bene? Via. Ah. Aspetta, ma quindi quelle torri lì non c'hanno più il laser della Madonna? Ottimo! Perché faceva schifo, non serviva a niente. Sparito. Grazie. Predict. Cioè, in realtà era palesemente lì, però. Io volevo sinceramente prendere questa, posso? Grazie, ciao a tutti! Mamma mia, pure il flash! Che tryhard! Ok. Qua sono queste build normali. Questa, ragazzi, è la build per vincere da soli. Si chiama proprio così. Guarda, tutto il tuo team, a parte Kha'Zix, fa schifo! Devi vincere da solo. Guardate il mio farm. È superiore. Ho più di 10 minion al minuto. Direi che sono stato bravo. Ok,
guarda come si guardano tutti intorno. Mentre sono morto io. Ma meglio così, dai. Guarda, la Mastery mi ricorda qualcuno. Ricorda lo Zed di prima. Ottimo. Nice try, Kha'Zix. Nice try. Ok, la build è al completo. È tempo di spanare un po' di culi. Allora Bar non se lo possono fare, perché basta un lieve push bot come sta facendo adesso Varus, che li mette un po' in difficoltà. Potremmo tentare di farlo noi. Ma qua c'era per caso. Andiamo un po'. Uno e due. E io uso la QSS. Oddio. Ah, ok, pensavo avesse fatto una kill. Invece no, è morto. Che schifo. Rick, cosa sono i CC? Cosa sono i CC? Ragazzi, spiegateglielo voi in chat. Cosa sono i CC, per favore. Grazie. Ah. La Madonna. Ma che sei serio? Poi si tanca tutta la torre per sport, così gli andava. Ah, un po' di lifesteal, ragazzi. Sai che hai fatto? Sai che hai fatto? Ok. Ah! Good. Che ore sono? Ah, ok. Direi che ho vinto da solo, più o meno. Considerando che ero lì per la mia lane, poi quando sono sceso ho sbaragliato un po' di culi. Vabbè ragazzi, io direi che vi